Operaio morto per un malore, le ferite sul cranio patite qualche giorno fa da Angelo Malabruzzi, trovato privo di vita in casa ieri a Riva Trigoso, sono compatibili con una caduta. Un malore fatale anche per il pescatore annegato sempre ieri tra Sesto Levante e Moneglia. Il 75enne di Monza era in compagnia di un altro pescatore. L'amico e coetaneo si è gettato in mare ma non è riuscito a recuperarlo. Fusione ATP-AMT, anche Rapallo a prova. Ieri sera dopo Sesto Levante, Santa Margherita Ligure e Chiavari, anche il Consiglio Comunale Rapallese ha approvato il progetto di fusione per l'incorporazione di ATP-SPA in AMT-SPA. Buonasera dal TG Tigullio. Angelo Malabruzzi, l'operaio trovato privo di vita ieri a Riva Trigoso, è morto per un malore. Le ferite sul cranio patite qualche giorno fa, infatti, sono compatibili con una caduta patita alcuni giorni fa, caduta di cui lo stesso Malabruzzi, noto a Sesti col soprannome di Lillo, aveva raccontato agli stessi amici. A uccidere Angelo Lillo Malabruzzi, l'operaio Fincantieri di 47 anni, trovato morto ieri nella sua abitazione a Sesto Levante in via Milite Ignoto, nella frazione di Riva Trigoso, potrebbe essere stato un malore che ha provocato un arresto cardiocircolatorio. Lo ipotizza il medico del 118 che per primo è intervenuto nell'appartamento della vittima. Il medico ha anche rilevato che le ferite sul viso e l'ematoma sotto l'occhio dell'uomo sono vecchie di almeno 6 giorni e sono compatibili con la caduta in casa della quale lo stesso Malabruzzi aveva parlato con gli amici. L'uomo da giorni non andava a lavorare perché non si sentiva bene. Il magistrato di turno, Gabriella Marino, ha comunque disposto l'autopsia per non escludere nessun'altra ipotesi. Non ultima, quella che l'uomo possa essere stato aggredito, anche se per ora questa tesi non troverebbe riscontri dai primi accertamenti. E nella notte appena trascorsa, attorno alle 4, atti di vandalismo in Valle Stulla. Dei malviventi infatti hanno tentato di rubare a Vignolo, nel comune di Mezzanego, un'automobile d'epoca parcheggiata nel cortile di un privato, senza però riuscirci. Successivamente altre due macchine sono state prese di mira dai soliti ignoti che hanno infranto il lunotto, lasciato inoltre anche degli scarti di cibo all'interno delle vetture. Sull'episodio indagano i carabinieri e la polizia municipale che si avvalgono delle immagini delle telecamere di videosorveglianza per scovare gli autori di questa notte movimentata in valle. E l'altra notte invece i carabinieri di Sesto Levante hanno arrestato uno dei due ladri che hanno commesso un furto al bar Brio di Via Nazionale. Si tratta di un 19enne senza fissa dimora. Il complice invece è riuscito a fuggire. I due, secondo la ricostruzione fatta dai militari, erano entrati da una porta secondaria del bar e avevano rubato denaro contante, un computer e prodotti per 1000 euro di valore complessivo. E torniamo all'altro grande episodio di cronaca avvenuto ieri, ovvero la morte del pescatore, anche in questo caso un malore fatale per quest'uomo annegato tra Sesto Levante e Moneglia, 75enne di Monza, era in compagnia di un altro pescatore, l'amico e coetaneo, si è gettato in mare ma non è riuscito a recuperarlo. È morto dopo essere caduto in mare da uno scoglio a causa di un malore mentre stava pescando con la canna. Ha perso la vita così Giovanni Luconi, 75enne di Monza. L'incidente è avvenuto ieri mattina in località Valle Grande, tra Sestri Levante e Moneglia. Luconi era in compagnia di un altro pescatore amico. In pochi attimi il pensionato è scomparso tra le onde. L'amico e coetaneo, sfidando il freddo, si è gettato in mare ma non è riuscito a recuperarlo. I soccorsi sono giunti con l'elicottero che ha issato a bordo il corpo esamine. Il cadavere è stato poi consegnato agli uomini della Guardia Costiera di Sestri Levante. Il brianzolo era ospite del campeggio Smeraldo di Moneglia.
Cronaca ancora, rubava diversi pacchi di biglietti gratta e vinci presso la tabaccheria La Suete di via 4 Novembre a San Salvatore di Cogono, dove lavorava da 2 mesi. Per questo una 29enne genovese domiciliata a Cogono è stata arrestata dai carabinieri. Ieri mattina la donna, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza interna, è stata sorpresa dai militari con 4 confezioni di gratta e vinci dentro la borsa. Secondo il titolare della tabaccheria, l'ormai ex commessa si impossessava di biglietti da 5, 10 e 20 euro, e quando vinceva li convalidava in negozio e incassava la vincita prelevando i soldi direttamente dalla cassa. Sempre secondo il titolare, il danno economico limitato ai soli biglietti da 20 euro è di circa 8.000-9.000 euro. E adesso parliamo della fusione ATP-AMT, anche Arapallo ha approvato il progetto di fusione. Dopo Sestri Levante, Santa Margherita Ligure e Chiavari, ieri sera anche il Consiglio Comunale di Rapallo ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di ATP-SPA in AMT-SPA. Il servizio di trasporto pubblico metropolitano sarà affidato ad un unico gestore secondo il modello di in-house providing. La città metropolitana di Genova, dunque, potrà affidare servizi di trasporto pubblico senza fare una gara europea direttamente ad una società controllata, che però non potrà essere l'attuale ATP-SPA, definitivamente dismessa in ottemperanza ai decreti che limitano le società partecipate agli enti pubblici. Dovrà sorgere quindi una new co, frutto della fusione tra le società di trasporto pubblico del Levante e di Genova. Durante la seduta rapallese, svoltasi ieri sera nel municipio di Piazza delle Nazioni, ha approvato anche il regolamento della tassa di soggiorno. Un progetto per l'olio di qualità è il titolo del convegno sull'olivo organizzato dalla cooperativa Olivicoltori Sestresi domani alle 17 nella sala Carlo Bo di Palazzo Fasci in Corso Colombo a Sestri Levante. Saranno presenti Andrea Minuto del Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola di Albenga e Ruggero Petacchi, ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che parleranno delle nuove tecniche di lotta alla mosca olearia con l'utilizzo di fitofarmaci a basso impatto ambientale. Torniamo a parlare di politica. La minoranza chiavara è contraria alla tassa di soggiorno e alla gestione diretta dei parcheggi decisa dall'amministrazione comunale guidata da Marco Di Capo, che finisce nell'occhio del ciclone, o quantomeno delle critiche degli ex membri della passata amministrazione comunale. È una tassa inutile e dannosa per il turismo della nostra città. Durante la precedente amministrazione comunale, le presenze turistiche erano tornate a salire grazie ad un lavoro di promozione e programmazione. Adesso la giunta di capo introduce questa mazzata che va a danneggiare le già poche strutture alberghiere presenti a Chiavari. A dirlo è il gruppo consiliare di minoranza Noi di Chiavari, dopo il consiglio comunale che ha approvato l'introduzione della nuova tassa di soggiorno. I consiglieri comunali Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi hanno espresso critiche anche per l'approvazione della gestione diretta dei parcheggi da parte del comune di Chiavari. Spenderanno 544.000 euro dei chiavaresi per l'introduzione delle nuove colonnine, tutto per il ghiribizzo di gestire direttamente i posteggi quando in tutte le parti del mondo si va verso la direzione opposta. Il gestore esterno dei parcheggi garantiva un gettito sicuro nelle casse di Palazzo Bianco. E ieri sera al Comunale di Chiavari il Genoa ha sconfitto la Sampdoria per 2-1 e accede ai quarti di finale di Coppa Italia Primavera, dove affronterà il Torino che ai calci di rigore, nei 90 minuti regolamentari era finita 2-2, ha sconfitto la Juventus per 7-5. Per quanto riguarda la partita di ieri allo stadio di Chiavari, vantaggio dei Grifoncini al 13° con Zani Macchia, pareggio blucerchiato al 45° di Balde e rete della vittoria rossoblu all'80° di Mikovski. Il derby della Lanterna tornerà già lunedì prossimo, quando al Gambino di Arenzano andrà in scena un'altra stracittadina, quella di campionato. Attualmente il Genoa è quarto con 17 punti, la Sampdoria ultima con 5 punti. E prima di concludere diamo una notizia luttuosa: l'associazione Trota Alpina piange la scomparsa del loro socio Fidelmo Franceschetti. I funerali si svolgeranno domani, venerdì 1 dicembre, alle 10.30 a Reppia. Beh.
ben ritrovati al telegiornale. Tante le notizie in primo piano. Partiamo subito ed ora sarà un sit-in ad oltranza presso i giardini 4 novembre all'interno della tenda della Protezione Civile allestita ieri al termine della manifestazione che si è svolta per le vie di Borgo Valditaro. Ancora una volta alcune centinaia di persone hanno ribadito la loro rabbia silenziosa per la chiusura del punto nascita dell'ospedale Santa Maria di Borgo Taro. E tutto questo mentre in altre località della nostra regione, dove appunto la regione Emilia-Romagna ha attuato la stessa scelta che ha fatto a Borgo Taro, ovvero di chiudere il punto nascita, si stanno verificando purtroppo dei parti davvero critici e con la neve che ormai anche da noi ha fatto la sua comparsa. Le mamme e i cittadini non si rassegnano, non si arrendono alla perdita del punto nascita di Borgo Taro ed anche ieri hanno ribadito la loro rabbia silenziosa con una marcia alla quale hanno preso parte alcune centinaia di persone. La protesta, organizzata da un gruppo di mamme e dall'associazione Insieme per Vivere, ha posto l'accento non solo sulla perdita di un servizio fondamentale per il nostro territorio come il punto nascita, ma ha voluto sottolineare anche il timore del ridimensionamento di altri servizi sanitari fondamentali per la montagna. Sono i cartelli che parlano per noi, adesso ci stiamo radunando qua nei giardini, poi andremo fin su sotto all'ospedale e poi torneremo giù dove verrà poi installata qui nei giardini una tenda e da qui inizierà il sit-in, solo diurno, dalle 8 del mattino circa fino alle 7 di sera. E ad oltranza. E noi quello che chiediamo è che intanto dalla regione mantengano tutte le promesse che hanno fatto e che e fortemente chiediamo che ci riaprano il punto nascita, perché non è impossibile, è successo già in altre regioni e non è impossibile. I soldi che cerchino di spenderli bene, non in strutture inutili come pare che vogliano fare. Una manifestazione, quella di ieri mattina, che ha visto anche la presenza di alcuni sindaci del territorio solidali con l'iniziativa in atto. Ilaria col suo bimbo che è nato a Borgo Taro, ovviamente preoccupata anche per alcuni casi che si stanno verificando in questi giorni non troppo lontano da noi. No, assolutamente. Facebook ci ha fatto vedere che in questi giorni si sono purtroppo verificati casi pericolosi anche in posti dove è stata attuata la stessa procedura che è stata fatta qui, la chiusura, e quindi noi siamo preoccupati per le future mamme, siamo preoccupati per chiunque. Io ho due figli nati qui, bellissimo reparto, bellissime esperienze, e qui ci era stato promesso ad aprile che si sarebbe fatto tutto il possibile per evitare la chiusura del punto nascita e invece così non è stato, e quindi noi siamo veramente preoccupate perché sta nevicando e quindi non sappiamo cosa succederà. Non possiamo sapere, non possiamo prevedere, ci sono tante ragazze che devono partorire. Anche perché sappiamo che poi nulla è di certo in un parto. In un parto, no, assolutamente. Io con lui ci ho messo 10 ore e sarei potuta andare a Fidenza. Con la seconda non ci sarei arrivata. Non ci sarei arrivata e stavo male, dovevo stare solo in piedi. Io penso a un viaggio in ambulanza dove in piedi non puoi stare. E quindi secondo me ci saranno dei problemi. Ci saranno dei problemi. Giuliana, fra i tanti cartelloni che avete preparato, anche uno su tutti che mi ha colpito, cioè spendete i nostri soldi bene. Sì, penso che quei soldi che servono per fare la scala mobile servirebbero per altre cose molto più importanti, tipo riaprire il punto nascita, la ginecologia, mettere in sicurezza la ginecologia con nuovi con medici, con infermieri, già comunque ostetrici e infermieri ci sono, però con l'assunzione di nuovi medici, soldi che potrebbero essere investiti in questo senso. La scala mobile secondo me non ha senso perché siamo un paese abbastanza anziano. Anche come quello portare ad esempio anche i medici su in ospedale, mi si è ventilata la cosa. Non si può pretendere che le persone anziane di una certa età che vadano all'ospedale per la ricetta, per la visita dal dottore, poi devono tornare su a prenderle la ricetta. La scala mobile, ragazzi, io purtroppo ho avuto un'esperienza su una scala mobile, avevo davanti una signora anziana
mi si è catapultata addosso perché ha perso l'equilibrio, ragazzi, sono cavoli amari. Meno male che eravamo in un centro commerciale, un po' di urla, un po' di che, hanno bloccato la scala mobile. Qui chi la bloccherebbe la scala mobile? 3 giorni su 2 sarebbe rotta, perché sappiamo come funzionano, chi la ripara, poi cioè non ha assolutamente senso spendere tanti soldi in questa cosa, per quello che penso io. È vero che costa 700.000 euro questa scala mobile, investiamoli nel punto nascita. Scusate, io ho già dato, però ho nipoti, ho figli, un domani che hanno... cioè, la montagna si spopola, mio nipote che futuro ha qua se non ha un futuro, un lavoro, scusate mi prende l'emozione, un lavoro, i suoi futuri figli, i servizi, cioè ragazzi, perché poi ok, oggi lottiamo come hanno detto le altre ragazze per il punto nascita, però poi purtroppo ci va dietro tutto, noi non vogliamo questo. Io poi parlo di cuore perché io l'ospedale l'ho visto come era piccolo, chirurgia, ginecologia e medicina. Non c'era niente, andava meglio quando andava peggio, l'ho visto crescere, ci ho lavorato 40 anni, scusate se lo dico, non è che perché voglio essere chissà chi, però ce l'ho visto crescere, ho fatto la mia vita con lui. Vederlo così per i nostri politici no, perché non è giusto, perché non è giusto, ragazzi, siamo in montagna. Non è giusto, salviamo il punto nascita e salviamo l'ospedale. Mantenimento e potenziamento dell'ospedale Santa Maria di Borgotaro e dei servizi sanitari sul territorio. Questi i temi principali dell'incontro che la CGIL di zona ha organizzato questa mattina a Borgotaro. Nel corso del convegno hanno preso la parola anche i rappresentanti del comitato pro ospedale e del comitato mamme che da ormai 2 settimane stanno attuando il sit-in di protesta per richiedere alla regione, presente oggi con l'assessore Venturi, la riapertura del punto nascita. Ma per l'assessore Venturi, tutto quello che era possibile fare per mantenere il punto nascita è stato fatto. Non si poteva fare altrimenti. L'assessore Sergio Venturi è stato molto chiaro nello spiegare le condizioni che hanno portato alla chiusura del punto nascita di Borgotaro, condizioni dovute ad una legge di carattere nazionale e dal parere di medici qualificati in materia. Sì, ho spiegato che tutto quello che potevamo fare come regione lo abbiamo fatto, anche perché i sindaci ci avevano sollecitato a chiedere la deroga, cosa che abbiamo fatto nonostante il parere contrario della commissione nascita regionale, che è fatta da 40 clinici e 40 ginecologi, ostetrici, pediatri, neonatologi, insomma non dalla politica. Lì c'era già un parere, ma abbiamo chiesto alla Commissione Nazionale di derogare rispetto al vincolo di legge. Ci siamo anche impegnati a potenziare l'organico se ci avessero concesso la deroga, cosa che non è successa perché all'unanimità il parere è stato contrario, è stato favorevole solo per i 2 comuni che erano nell'epicentro del terremoto di 5 anni fa e che avevano avuto anche il reparto chiuso per qualche tempo. E devo dire anche che abbiamo provato tutto quello che era nelle nostre competenze, purtroppo i risultati sono questi, credo che però ci siano tutte le condizioni, come ho sentito questa mattina, per pensare a un ospedale di Borgotaro molto potenziato, con più di 20 assunzioni, nuovi servizi, soprattutto la rianimazione post-operatoria, che ne faranno un ospedale che non ha eguali, devo dire, nella dimensione di ospedale di montagna e neanche nelle regioni vicine. Le rassicurazioni dell'assessore Venturi non hanno comunque fugato le perplessità che nutrono i membri del comitato pro ospedale di Borgotaro. Rivolgiamo il punto nascita a Borgotaro, è lo slogan con cui diversi cittadini si sono presentati a questo convegno, perché ci sembra che sia un dato irrinunciabile.
Quindi l'assessore Venturi ha espresso tante considerazioni, sulle quali alcune certamente anche noi possiamo condividere, su alcune di queste possiamo condividere, tipo il fatto che si metterà una terapia semi-intensiva con due posti letto, e a noi questo è una cosa che sta molto bene perché era una nostra rivendicazione, così come la CGIL ha dichiarato che si adopererà per far tornare la struttura di medicina una unità operativa complessa con il primario, anche questa è una cosa importante, così come le aperture per la reperibilità in ginecologia. Certamente sul punto nascita riscontriamo ancora una chiusura totale da parte dell'assessore per quanto concerne il problema sicurezza. Noi avremo modo ancora nei prossimi giorni di dimostrare che è molto più insicuro trasferire una persona che deve partorire da Santa Maria del Taro o da Santa Giustino o da Anzola nel punto nascita più vicino, che sarebbe Vaio, a oltre 100 e rotti chilometri con tempi di percorrenza lunghissimi, in condizioni disagevoli, in condizioni atmosferiche avverse, certamente è molto più insicuro che non far partorire una persona nell'ospedale di Borgo Taro. Un convegno che comunque si è rivelato molto proficuo, in quanto sono state fornite delle spiegazioni anche di carattere tecnico da dei professionisti dell'ospedale di Borgo Taro, e soprattutto improntato ad un confronto civile e democratico, in quanto ognuno ha espresso la propria opinione nel rispetto di quella degli altri. Sì, oggi la Camera del Lavoro e la CGIL territoriale, unitamente alla CGIL di Parma, ha voluto aprire una fase di confronto che non è la prima fatta su questo territorio rispetto allo sviluppo del futuro dell'ospedale e della sanità territoriale. È stato un ottimo convegno perché ha permesso di mettere a confronto le istituzioni a livello regionale, a livello territoriale attraverso il presidente del distretto, i professionisti a vario titolo, la direzione generale, e anche negli interventi anche un'associazione che ha presentato alcune critiche su un punto specifico, ma credo che la nostra organizzazione abbia dimostrato che la partecipazione e il confronto sia un elemento fondamentale. Questo territorio ha una buona sanità territoriale, ha necessità di sviluppare, come oggi è venuto e si è evidenziato, alcuni punti, la chirurgia, l'ortopedia e quindi il punto di primo intervento, sta già sviluppando e migliorerà lo sviluppo tra ospedale e territorio, che è il futuro del nuovo piano anche sociale sanitario condiviso con la Regione Emilia Romagna, unitariamente CGIL, CISL e UIL nei mesi scorsi. È necessario da questo punto di vista far sì che le persone riescano ad avere servizi di qualità sia in ospedale che all'interno del territorio, e soprattutto per le persone anziane possano rimanere più a lungo nel proprio domicilio, e quindi uno sviluppo dell'assistenza domiciliare. TG Santa del 27 novembre 2017, in questa edizione Fontana di Colombo verso la conclusione del restauro. Lavori in corso in città. Il Monte di Portofino, luogo UNICEF, Natale 2017, i primi eventi. Fontana di Colombo si avvia alla conclusione l'intervento di restauro della statua e della fontana dei Giardini a Mare. E la parte più danneggiata era questa, che partiva da queste pietre qui fino alle conchiglie, e sotto si erano formate delle croste spesse di calcare, miste ad alghe, muschi e insieme a questo protettivo qui che faceva proprio da strato spessissimo. Manutenzione in corso a Santa Margherita Ligure, interventi sulle pavimentazioni e sugli asfalti. Inoltre si sta costruendo la nuova sede di protezione civile al campo sportivo e la nuova cabina elettrica del porto, che consentirà di dare corrente ai posti barca in fondo al molo.
Il Monte di Portofino è diventato luogo simbolo dell'infanzia e dell'adolescenza UNICEF. Una grande festa con i ragazzi delle scuole cittadine si è tenuta la settimana scorsa a Nozzarego. I bambini delle elementari hanno consegnato delle parole simboliche agli amministratori di Santa Margherita, Portofino e Zoagli. Abbiamo voluto lanciare un messaggio a tutti, che è il take over. I bambini devono prendere il posto degli adulti. I bambini non sono il futuro del nostro, ma sono il presente. Il parco di Portofino, quindi i comuni che ne fanno parte, hanno espresso massima attenzione nei confronti dell'infanzia ed intendono sostenere la tutela dell'infanzia e, diciamo, dare supporto ai bambini perché possano realmente vivere il territorio in maniera serena e in maniera piena. Santa Margherita Ligure è diventata stazione marconiana grazie all'iniziativa dell'Associazione Radioamatori di Rapallo. Per tutta la settimana trasmetteranno dal Castello Cinquecentesco nella ricorrenza degli 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi. Abbiamo deciso, in occasione degli 80 anni dalla morte di Guglielmo Marconi, di richiedere un nominativo particolare, che è Italia Yankee 1 Santiago Mike, CRM come Santa Margherita, per ricordare gli 80 anni dalla morte di questo grande scienziato. È fondamentale non disperdere questo patrimonio che ci appartiene come italiani e che quindi è giusto venga condiviso soprattutto con i più giovani. È allestita al primo piano del municipio la mostra con le fotografie vincitrici del concorso subacqueo L'arcobaleno vivente dei fondali del promontorio di Portofino. La premiazione si è tenuta nei giorni scorsi. La mostra è visitabile in orario di apertura degli uffici comunali. Il livello dei fotografi è cresciuto, ma anche di molto. Se dovessimo dare un voto, potremmo dire che qui oramai siamo al 10 e per certe foto al 10 lode. Come la foto che ha vinto, che è veramente un'inquadratura straordinaria, che direi che è il miglior messaggio per promuovere la vita e i colori dei fondali del nostro promontorio. Natale si avvicina, sabato 2 dicembre Santa Margherita Ligure comincerà a immergersi nell'atmosfera con l'accensione del grande albero e con la due giorni della mostra mercato di Villa Durazzo, magie di Natale. Resta aggiornato, ricevi ogni settimana il TG Santa sul tuo smartphone. È tutto, l'informazione locale di Entella TV tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TG Tiguglio. Gentilmente in serata andrà in onda il TG Tiguglio tradizionale 19.30 alle 22.45. Adesso linea al meteo e poi la programmazione della rete. Buona serata. Previsioni per domani, venerdì 1 dicembre. L'aumento della nuvolosità in mattinata, dapprima sul centro e versanti padani e poi sul Levante, sarà seguito da nevicate anche a bassa quota nelle zone interne, con la possibilità di una spolverata di neve anche sulla costa tra Genova e Savona. Sull'Imperiese il cielo dovrebbe restare sgombro da nubi per tutta la giornata. Venti generalmente moderati dai quadranti settentrionali a ponente, dai quadranti meridionali a levante, rinforzi in serata. Mare agitato al mattino. Umidità su valori medio-alti. Le temperature previste sulla costa tra 4 e 8 gradi, nell'entroterra tra 0 e 4 gradi.